Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi voglio darvi qualche piccolo consiglio basato sulle mie esperienze personali. Oggi parliamo di luce in particolare, ma ne parliamo in maniera relegata a una certa situazione, una certa casistica che ovviamente a sua volta è legata al mondo degli smartphone, almeno per quel che mi riguarda. Parliamo di utilizzo della luce in street, soprattutto nel caso di ritrattistica, perché mi ci sono ritrovato un po' di volte, perché prossima settimana tra l'altro mi ci ritroverò nuovamente, andrò in Marocco per un viaggio e dovrò sviluppare un piccolo progetto fotografico, appunto ritrattistico, durante il mio viaggio. E avere una luce smart oggi, dove la tecnologia ci consente delle cose pazzesche rispetto a qualche anno fa, può fare tutta la differenza del mondo, sia che scattiate normalmente, ma non devo insegnarlo ovviamente a chi è di questo mondo, sia che scattiate con il vostro smartphone, per diletto, per hobby o per professione. Anzi, soprattutto nel caso degli smartphone, e dopo vi spiego perché. Iniziamo subito, vi parlo di due prodotti, quindi per lo stesso scopo, ma molto differenti tra loro. Iniziamo con Zhiyun, un brand che si è lanciato da poco nel mondo delle luci, e che l'ha fatta in maniera particolare, secondo me. Io ho partecipato alla campagna di lancio di questo è l'X100, è uscito un annetto fa. Più di recente è uscito il CX100, che è lo stesso identico prodotto. Adesso vi devo, scusate, la lanterna. Ma è proprio lo stesso identico prodotto, semplicemente qui in versione un po' più cheap, il CX100, mentre qui in versione un po' più premium. Non vi faccio la scheda prodotto, non è una recensione, ma di base la luce è identica, gli accessori che si possono andare a matchare sono identici, l'output è identico, potentissime, rapporto peso, ingombro, potenza, forse non esagero, il migliore in assoluto del mercato. È una luce 100 watt LED COB, quindi ha chip, ma potenza stratosferica per questo ingombro qui. Vi potete trovare le differenze in rete, ma a livello di luce in sé non c'è nessuna differenza. Sono entrambe bicolor, dimmerabili, quindi caldo freddo, intensità senza nessun problema, hanno un attacco proprietario Zhiyun per tutta una serie di accessorini molto interessanti che hanno creato su misura per questa filosofia, diciamo, molto smart, ma si può adattare il tutto con un classico attacco per andare a lavorare con in realtà qualsiasi accessorio di qualsiasi ecosistema voi utilizziate per le vostre luci, quindi lenti Fresnel, softbox, lanterne, qualsiasi cosa. Sono super versatili, infatti sono principalmente pensate per il set. Zhiyun le ha spinte molto sotto questo punto di vista. Piccolo set, medio set, grande set anche, insomma, sono delle luci super dignitose, qualità cromatica altissima, assolutamente un prodotto professionale. Noi ad esempio ci siamo divertiti nella campagna pubblicitaria fatta per loro a ricostruire vari scenari, varie atmosfere ispirate a diversi generi cinematografici utilizzando solo queste luci. Ha funzionato, è stato veramente divertente, quindi sono iper versatili. Ma per l'utilizzo di cui vi accennavo poco fa, io la trovo perfetta. Innanzitutto ha un output, una potenza 100 watt che vi ritrovate in tutte le situazioni, quindi in esterno, in pieno giorno, ovviamente in interno, situazioni più chiuse. Lui funziona sempre sui tagli da ritratto più classici. Io lavoro molto taglio spalle, in orizzontale, ma a prescindere da questo, e poi diciamo ognuno si muove un po' come vuole, è una luce che, posizionata in esterno a 1,5 metri anche dal soggetto, anche 2, arriva, vi dà quel riverbero, vi dà quell'apertura, vi dà quel taglio, vi dà quel riflesso sull'occhio, vi dà una serie di cose che vanno ad influire sull'illuminazione del vostro soggetto. Come la utilizzo io? Io in particolare la utilizzo proprio con questa, che è la lanterna più grande della serie che propone Zhiyun. Ce ne sono di varie dimensioni, ci sono anche piccoli softbox, tutta una serie di accessori, ripeto, molto carini. Mentre scatto utilizzo il 75 mm del 14 Ultra, semplicemente allungo il braccio, mi troverò all'incirca a 1,5 metri, quasi 2, dal soggetto, e preferisco la lanterna perché appunto non la punto verso il soggetto ma la punto verso terra. Vi assicuro che già così funziona in tutte le situazioni, come vi ho detto, e mi crea un bel riflesso sull'occhio e dà quella schiarita morbida che mi serve per rendere, soprattutto con lo smartphone, come vi dicevo, un po' più tridimensionale la mia foto, per tutta una serie di
motivi. Ovviamente in interno mi diventa una vera e propria key light, c'è la potenza per poterlo fare e ripeto è super versatile. In base anche alla vostra esperienza la potete utilizzare veramente in mille modi differenti ed è in assoluto il mio primo consiglio se vi ritrovate in questa casistica che sto raccontando e non ci avete mai pensato o ci state pensando al fatto di affiancare una luce da viaggio, chiamiamola, per situazioni del genere, in assoluto per me è la prima scelta. Il contro è che la batteria non è proprio super affidabile, va giù abbastanza in fretta, si carica tranquillamente con powerbank. Per onestà vi dico che sul modello premium, l'MX100, dove la batteria è removibile, questa roba è stracomoda ma per tanti motivi, ma non sto a perderci tempo, le prime serie avevano problemi, la batteria dopo un po' di cicli moriva, si caricava più. A noi ne hanno inviati 3 da Zhiyun e in tutti e 3 la batteria è morta. Era una prima serie, ancora doveva uscire sul mercato, questa cosa è stata risolta in teoria, ma comunque Zhiyun ha rilasciato un comunicato e ve la sostituisce gratis se vi dovesse capitare, quindi ecco, sotto questo punto di vista la cosa è risolta, ma io per onestà ve la vado a dire. Parliamo del secondo consiglio che vi do, una luce sempre a tecnologia LED ma di tipologia differente, ovvero lui, tubetto LED. Parliamo di Nanlight PavoTube 6C. Nanlight non è un brand che si è lanciato da poco in questo mondo, è secondo me tra i primi 4 brand in assoluto più affidabili nel mondo dell'illuminazione cinematografica e ha delle soluzioni molto smart anche diciamo ecco per questa tipologia di utilizzo che vi sto raccontando oggi. In particolare qui abbiamo un po' l'effetto della luce a fluorescenza di una volta, dei kinoflow che non so se si usano ancora, io non li vedo da una vita. Quindi è una luce che è intanto rispetto all'altra ancora più portatile, secondo me, più leggera, super resistente, tra l'altro costruiti benissimo, sempre una luce bicolor dimmerabile e anche RGB, quindi qua vi potete divertire in realtà in mille modi, tutta l'effettistica del mondo e quant'altro ve lo potete andare a studiare. Ma la cosa interessante è che questa tipologia di luce, il tubo, è già abbastanza diffusa. E anche se secondo me non è proprio pensata per essere buttata sui soggetti questa luce, quando almeno io sul set raramente lo faccio, risulta comunque anche in maniera così, in maniera cruda, buttata così davanti, molto avvolgente, è già molto morbida di per sé. Quindi non necessita di particolare lavorazione in situazioni appunto veloci, smart, come quelle di cui sto parlando adesso. Me la sono ritrovata tanto sul documentario in Finlandia, che era tutto un mondo molto complesso. Smart, si diciamo posiziona facilmente, calamitata, tra l'altro se ci sono superfici idonee rimane su da sola, si può calamitare con altri PavoTube 6C e creare una serie, ma questa è più una cosa da set, e però appunto funziona molto bene fuori dallo zaino, bam, bella avvolgente sul soggetto. Chiaramente dipende sempre dalla situazione in cui stiamo scattando, serve sempre un po' di esperienza, ma nuda e cruda così è un qualcosa che vi fa portare il risultato a casa. Ovviamente è un po' particolare, sia per la forma, riflessi nell'occhio, insomma dipende sempre dalla cifra stilistica che volete dare al vostro ritratto, che per la questione che è poco controllabile, quindi è comunque sempre meglio del pannellino LED orribile da cui vi consiglio di stare lontano. Come luce da viaggio, come singola luce, lasciate perdere almeno per quel che mi riguarda. Ha degli accessorini, in realtà questo ad esempio, una griglia per avere un po' più di controllo, è una griglia che vi vende direttamente Nanlight a parte, non l'ho mai utilizzata in realtà in questa casistica perché ho bisogno, se utilizzo questa davvero voglio lavorare in maniera velocissima. Batteria rispetto allo Zhiyun, super affidabile, dura tanto, vi segna anche quanto vi manca prima che muoia e vi vendo una parte se volete un powerbank che si avvita qui sotto e con questo ragazzi diventa infinita la batteria di questo coso, assolutamente infinita. Ci sono tante copie, diciamo low cost, specialmente su Amazon, di entrambe in realtà queste luci, ma io vi consiglio di affidarvi a brand che hanno una certa esperienza, comunque una certa nomea, una certa qualità costruttiva e quant'altro. Uno per appunto la qualità costruttiva, due per la resa cromatica che è importantissima e la qualità in sé della luce emessa. Io mo non vi voglio fare i pipponi, ma sui siti trovate
tutto. I miei consigli erano questi, spero abbiano aiutato chi magari lo fa per hobby o si sta affacciando a questo mondo, è indeciso, a convincersi a fare questo passo, perché la luce è uno se non l'elemento più importante alla base di una buona fotografia, almeno per quel che mi riguarda. E diciamo che oggi la tecnologia ci permette davvero di avere strumenti incredibili con poco, diciamo, a livello economico e anche a livello di ingombro, ed è banalmente poi è super divertente sperimentare e scoprirsi anche nella gestione della luce per capire cosa ci piace di più, cosa ci piace di meno, inventarsi cose e quant'altro, e si può fare anche partendo da una singola luce e delle foto di strada, ve lo garantisco. Detto ciò, per questo video è tutto, la luce del sole mi sta abbandonando, è cambiata l'atmosfera, credo. Come sempre, se vi è piaciuto questo contenuto, se vi piacciono i miei contenuti, se state aspettando nuovi confronti RAW dei vari smartphone e quant'altro, seguitemi, mettete like al canale, campanella, c'è il mio sito www.vincenzodecaro.com, preset pensati per smartphone, LUT per Xiaomi Log e per Apple Log, per sfruttare al massimo i vostri super top di gamma. Sul mio sito e sui miei social potete anche scoprire un po' i miei lavori, vedere quello che combino e capire un po' meglio quello che faccio sia nel mondo della direzione della fotografia che nel mondo del filmmaking e della fotografia da smartphone. E direi che noi ci vediamo nel prossimo.